No, è un onore per noi ovviamente presenziare al congresso e non ruberemo troppi minuti, cercherò di stare nei tempi, anzi lo farò sicuramente, ma perché credo che tante cose se no, che potrei dire risulterebbero ripetitive, quindi provo a dare dei valori aggiunti insomma per innervare quella che secondo noi è una discussione che portiamo avanti ovviamente non da oggi, ma portiamo avanti nella quotidianità, nelle pratiche di lotta che nelle diversità però come dire cercano di trovare sintesi dentro quelli che possono essere percorsi che alcune esperienze in questi anni hanno chiamato di convergenza, altre hanno parlato di organizzazione, ma dei percorsi che secondo noi riescono a potenziarsi nelle sinergie di quelle che sono delle collaborazioni virtuose. Quando sentiamo parlare di modello intersindacale ci aggiungiamo un valore aggiunto, parliamo di modello che possa essere intersociale, perché il lavoro che abbiamo noi nei territori, nelle città, quello che facciamo anche ad esempio qui a Padova con ADL Cobas, è di fatto un lavoro intersociale, perché riesce a tenere insieme quelle che sono le peculiarità specifiche del mondo del lavoro, delle sue vertenze, ma allo stesso tempo riescono, come dire, c'è sempre un tentativo laboratoriale, mai finito, mai sufficiente, no? Di andare oltre a quelle che sono le ore lavorative. ADL Cobas da questo da sempre fa, per questo per noi è una ricchezza nei nostri territori, è una ricchezza come piattaforma intersindacale e nazionale in questo paese, perché è un esempio di un modello che dice che esistono delle vertenze dentro al lavoro necessarie, ma che esistono delle vertenze che devono aprire degli spazi di lotta più profondi, di cambiamento necessari, su tanti terreni. I terreni sono già stati citati oggi, quindi cioè, potrei fare un carosello e mi sembrerebbe semplicemente riduttivo poterlo fare e non riuscirei neanche a entrare nello specifico delle cose, ma è ovvio che la questione della guerra sui confini, la questione di genere, l'ambiente, come dire, possono essere dei terreni da riprendere in mano con forza, utilizzando tutti gli strumenti che noi possediamo nelle diverse maniere. Ecco, questo è un esempio che ci portiamo perché lo proviamo a sperimentare tutti i giorni qua nei nostri territori, soprattutto qua in Veneto, qua a Padova, no? E riprendo un po' un termine che mi insegnano i compagni e le compagne più vecchie di me, è il termine dell'inchiesta operaia. Inchiesta operaia cosa significava una volta? Significava stare nei luoghi del lavoro ma andare anche fuori da essi. Ecco, la sfida che abbiamo di fronte forse è proprio questa per noi, è quella di riuscire a coalimentare le lotte che riproduciamo nei diversi settori di questa società. Noi abbiamo tantissimi studenti medi, studenti e studentesse universitarie, ma non solo, utilizziamo lo sport come forma di aggregazione sociale, ma lo utilizziamo a partire da un qualcosa che non può mai mancare, no? Che è il pane sulla tavola e l'arrivo a fine mese. Quindi un'altra cosa che non è stata citata ovviamente, ma che non è stata citata ora nel mio intervento, che do per scontata anche se la dico per ultima, è comunque sempre necessaria, quella di porsi il problema del caro vita. Nelle nostre città gli interventi di questa mattina sono stati illuminanti, il terreno della casa è un terreno di azione comune, il terreno del lavoro rimane sempre un terreno di azione comune e nelle sue diversità dobbiamo trovare un modo insomma di rispondere assieme a quella che è una battaglia contro la vita, che è quella che stanno mettendo in atto questo governo e non solo. Quindi vi ringrazio, buona continuazione di questo congresso e tanto se non ci vediamo adesso ci vediamo dopo e ci vedremo sicuramente domani nelle lotte che faremo ancora una volta assieme.